Da questo GP di Barcellona abbiamo capito molte cose. Quartararo vincerà il mondiale. Miller è un nuovo pilota KTM. Anche quest'anno in Ducati si è stato capace di non vincere il mondiale piloti. Bastianini non è ancora pronto per vincere il mondiale. Se ti chiami Morbidelli e hai una Yamaha ufficiale, non puoi prendere paga da Binderino. Da come era iniziato questo weekend sembrava che Aleix e Aprilia avessero proprio un altro passo. Però non era male neanche i Ducati, con Pecco e le Pramac che erano costantemente quasi sempre in top 5. E poi c'era come al solito Quartararo, che era l'unica Yamaha come al solito a giocarsi le posizioni che contano davvero. Per il resto abbiamo visto un Bastianini in difficoltà per tutto il weekend, Miller che sparito dai radar completamente. Però vi devo dire, si è visto a sprazzi Maverick Vinales, che dopo il rinnovo di contratto arrivato nel weekend del Mugello sarà stato sicuramente più sereno. E come voleva si dimostrare, grande assente era sicuramente la Honda, che senza Marquez veramente si deve mettere le mani nei capelli. Detto questo, è stata una bella gara fino a curva 1. La colpa della carambola è solo ed esclusivamente di Taka Nakagami, in quanto ha sbagliato la staccata, è arrivato troppo forte in frenata e si è ritrovato la ruota posteriore di Pecco letteralmente in bocca. E in tutto questo mi viene da dire, gli è andata bene. Si vede come nel contatto con la ruota posteriore di Pecco la visiera di Nakagami parta completamente e fuoriesca dal casco. Ed è letteralmente un miracolo che ne sia uscito solo con qualche graffio. Ci ha sicuramente rimesso di più uno come Rins, che si è fratturato il polso ed è stato costretto a saltare i test di oggi e poi è in dubbio anche la gara di Sachsenring. E poi indubbiamente ci ha rimesso Pecco, perché ok che il mondiale dopo Le Mans era già belle che è andato, ma manca fa così. Ora si trova a meno 66 punti da Quartararo e la situazione è critica. Perché non devi recuperare 66 punti a uno qualsiasi, devi recuperare 66 punti a uno che o vince o fa secondo, a uno che non ha 1-0 in bacheca che sia uno, che anche quando va male prende 9-10 punti. Stiamo parlando di un campione. E parliamoci chiaro, questi 66 punti non dipendono da Barcellona, perché Barcellona non è stato un suo errore, ok? Però ha fatto un inizio di stagione che sembrava veramente non toccasse nemmeno a lui. Quindi al momento Quartararo, che è l'unico di quelli davanti costantemente tra i primi due, che sta bastonando tutto e tutti, si sta meritando di vincere anche questo mondiale. Lui vince, gli avversari vincono e la gara dopo arrancano. E quando gli avversari vincono lui fa secondo. Basti pensare a Bastianini, ennesimo errore che dimostra che non è ancora pronto a giocarsi il mondiale. Sicuramente in questa stagione è cresciuto tantissimo, sicuramente è un futuro campione del mondo, ma al momento sta dimostrando la mia tesi di inizio anno, cioè che quando all'interno di una stagione arriva il momento no, perché arriva a tutti, chi è in un team ufficiale ha più vantaggio rispetto a chi non è in un team ufficiale. E questo rende quasi, e dico quasi, impossibile vincere il mondiale con un team non ufficiale. È esattamente quello che vi ho detto dopo la vittoria del Qatar, quello che vi ho detto dopo la vittoria di Austin e quello che vi ho detto dopo la vittoria di Le Mans. Siamo a 9 gare archiviate su 20 e sappiamo già quale sarà il nome del campione del mondo 2022. A patto, ovviamente, di clamorosi errori che possono capitare. E a proposito di errori clamorosi, non si può e non si deve mettere in croce Aleix per quello che ha fatto. È un errore stupido, ok, ok, è un errore stupido, ma come può capitare al campionato regionale di pit bike, può capitare anche in MotoGP. Questo deve servire ai piloti affinché sappiano che fino a che non vedono la bandiera a scacchi, la gara non è finita. Mi direte, ma come? Lo sanno? Evidentemente no, perché sennò Aleix non avrebbe fatto quello che ha fatto. È una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ha buttato via una caterbata di punti per un errore di distrazione. Che poi di questi errori ne capiteranno uno ogni non so quante gare. Però comunque fatto sta che hai regalato praticamente il mondiale a Quartararo con questo errore, perché gli hai permesso di andare via in classifica, perché ormai hai un certo distacco da Quartararo. Vorrei chiudere parlando di Morbidelli. Nel venerdì aveva mostrato qualche sprazzo positivo, ma la situazione è ancora molto lontana rispetto a quella dove dovrebbe essere. E la gara ne è la dimostrazione. Tu, P5,
pilota del Team Factory, vice campione del mondo 2020, nel pieno della gioventù della tua carriera e con una moto ufficiale, e il tuo compagno è in vetta alla classifica, non puoi giocartela né tantomeno perdere contro i With You, tantomeno prendere paga da colui che ha la moto dell'anno scorso, rookie. Non è possibile. È evidente che dentro il box Yamaha, lato Morbidelli, qualcosa non vada. Frankie, qui bisogna fare qualcosa, se no è un problema.